Per comprendere velocemente la accettazione pacifica universale per quello che è realmente, anziché per come la raccontano i legittimisti di Bergoglio, è sufficiente considerare che il primo Papa Giovanni XXIII è stato dichiarato antipapa, appunto, dopo ben 4 secoli di approvazione, che può anche essere definita accettazione pacifica universale. Questo significa che quando uno è antipapa non esiste alcuna accettazione pacifica universale, nemmeno secolare, che riesca a trasformarlo in papa. La stessa cosa vale anche per Bergoglio e pure per l'antichiesa cattolica che ha avuto inizio col conclave 2013. Diamo tempo ai responsabili della Chiesa cattolica che verranno. Sono trascorsi appena 11 anni. Per il momento occorre essere consapevoli che il problema non è solo Bergoglio, ma anche i legittimisti di Bergoglio. Alcuni di questi, come potrebbero essere tipi come il Roberto De Mattei o la Luisella Scrosati, conoscono molto bene tutte le conseguenze logiche della vicenda antipapa Giovanni XXIII. Altri, come sembra Aldo Maria Valli o Flavio Pisanello, sono dei creduloni che ripetono a pappagallo quello che dicono i legittimisti più importanti di loro. Comunque, qualunque sia la loro situazione personale di ingannatore o di pappagallo, il loro messaggio è identico, e cioè tranquilli, è quasi tutto a posto. Bergoglio è papa, quello che fa lo fa da papa. Questi legittimisti di Bergoglio sono degli gnostico-cristiani esattamente come Bergoglio, o consapevolmente oppure stupidamente, e verso i fedeli fanno il doppio gioco. Prima fanno credere di essere cattolici criticando Bergoglio come eretico, ma poi terminano i loro discorsi invitando i fedeli ad accettare Bergoglio come papa. In questo modo i fedeli sono indotti a pensare che se Bergoglio è papa, allora quello che fa lo può fare. Questo dissenso religioso contro Bergoglio è finto. È fatto di proposito per ottenere l'effetto contrario, per favorire il cambiamento del cattolicesimo. Infatti, legittimare Bergoglio come papa significa legittimare pure la sua nuova religione. Anche dire che la nuova religione di Bergoglio proverrebbe dai veri papi come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, anziché da Karl Rahner, ha per conseguenza la legittimazione della nuova religione di Bergoglio. Tra parentesi, Karl Rahner, teologo che ha partecipato al Concilio Vaticano II, era un gesuita, perciò Bergoglio è effettivamente un figlio di Karl Rahner, mentre Ratzinger era solo un ex amico di Karl Rahner. Chiusa parentesi. Questo doppio gioco coi fedeli, tipi come Roberto De Mattei, lo sanno benissimo, mentre tipi come Aldo Maria Valli ancora non l'hanno capito. Questa è l'unica differenza tra i legittimisti di Bergoglio. Perciò fuggiteli entrambi come la morte,
perché sono la morte spirituale e mentale. Via con l'indagine. Ehi, scopriamone alcune. Giugno 2024, Mark Voice. Dopo un video precedente, torno a fornire qualche criterio per poter valutare la teoria dell'accettazione pacifica universale che circola come nuovo tentativo per legittimare il conclave 2013 e Bergoglio. Ma quale pacifica? È una accettazione sotto ricatto universale. Per prima cosa, tutti possono constatare che, per quanto riguarda Bergoglio, non sono mai esistite condizioni che possono essere definite pacifiche. Per esempio, il vescovo Joseph Strickland, che è un legittimista di Bergoglio, ripeto, che è un legittimista di Bergoglio, è stato rimosso dalla diocesi per alcune critiche dirette e indirette circa il governo della Chiesa e le novità del Magistero introdotte da Bergoglio. Questa rimozione e quelle precedenti dei vescovi Rogelio Riccardo Olivieres Plano, Giovanni d'Ercole e Daniel Fernandez Torres dimostrano che nel caso di Bergoglio, anziché parlare di accettazione pacifica universale, si dovrebbe parlare più correttamente di accettazione sotto ricatto universale. Ossia, i 2500 vescovi di tutto il mondo accettano Bergoglio come papa, altrimenti farebbero la fine di questi quattro vescovi. Dunque, non esistono nemmeno le premesse di libertà di espressione per poter attribuire a qualcuno una qualsiasi accettazione pacifica universale verso Bergoglio, perché questa si basa sull'attribuzione del silenzio ha senso. Per cui un vescovo tace perché acconsente oppure tace perché ha paura? L'accettazione pacifica universale non ha valore giuridico, è solo un'opinione e pure eretica. Chiarite le condizioni ricattatorie contro i vescovi che i legittimisti di Bergoglio fanno finta di non conoscere, diventando così pure alleati di Bergoglio contro i vescovi, per quanto riguarda il concetto di accettazione pacifica universale, occorre innanzitutto sapere che non è uno strumento giuridico della Chiesa. Non è istituito né regolamentato dalla Chiesa. Non si trova né nel codice di diritto canonico, né in un documento, né in un motu proprio di qualche papa. Insomma, non ha alcun valore giuridico. I legittimisti Luisella Scrosati e La Nuova Bussola Quotidiana ci informano che l'accettazione pacifica universale è un concetto che appartiene agli storici della Chiesa e teologi, tra cui tali Giovanni di San Tommaso, Charles Journet e Louis Billot. Visto? Cosa vi avevo detto? L'accettazione pacifica universale è un'opinione personale, non è uno strumento giuridico del Vaticano. Anche l'avesse scritto Benedetto XVI in un libro, sarebbe solo un'opinione personale, perché un libro non è un documento ufficiale della Chiesa, non avrebbe alcun valore legale. Chiarito questo, sappiate che la Luisella Scrosati
e la nuova bussola quotidiana, oltre ad essere scorretti nel far credere che un'opinione possa avere un valore legale, sono pure anti-evangelici e anticattolici. Perché l'opinione accettazione pacifica universale dei due storici teologi francesi altro non è che l'ennesimo tentativo di mettere i vescovi sullo stesso piano del Papa, inventando e assegnando all'insieme dei vescovi il potere di stabilire in modo infallibile la legittimità di un papa. E fin qui sembrano completamente pazzi. Funziona così. I cardinali eleggerebbero solo un qualcosa vestito di bianco. Dopodiché, se questo qualcosa sarebbe o non sarebbe papa, lo stabilirebbe la infallibile accettazione pacifica universale dei vescovi. In quale modo? Forse attraverso un atto di ossequio e di obbedienza al neoeletto sommo pontefice, come devono fare i cardinali, secondo il numero 89 della Universi Dominici Gregis? No. I vescovi stabilirebbero se uno è papa semplicemente attraverso il silenzio assenso. I due storico-teologi francesi non sono pazzi, sono diabolici, ma lo vedremo dopo. Queste affermazioni sul potere dei vescovi sono precisamente zizzania in mezzo al grano. Perché nel Vangelo di Matteo 16:18 è scritto: «E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa». Gesù si è rivolto esclusivamente a Pietro, non ai dodici. Quindi solo il Papa è la pietra. Ossia, solo il Papa ha l'assistenza divina per l'infallibilità. E se la pietra della Chiesa ha stabilito in un documento che sono i cardinali ad eleggere il Papa, non esiste alcuna non accettazione, non pacifica della totalità dei vescovi, che possa essere più importante di quel documento. Anzi, per conseguenza, i vescovi che non accettassero un papa legittimo si scomunicherebbero automaticamente. Inoltre, se la pietra della Chiesa stabilisce in un documento le condizioni per un conclave legittimo, il conclave che non realizza quelle condizioni è illegittimo. Qualunque approvazione, anche esplicita, che possa provenire dai vescovi, che si scomunicherebbero automaticamente. Ora, sia la Scrosati sia la Nuova Bussola Quotidiana, queste cose le conoscono perfettamente. Perciò essi sono zizzania e non si convertiranno mai, non si trasformeranno mai in grano. E poiché il cristianesimo è essere buoni e giusti come Cristo e non essere deboli e indifferenti, abbiate anche voi il coraggio di Cristo del «Via da me, maledetti!». Tra parentesi, questa eresia dell'accettazione pacifica universale è una riproposizione dell'eresia del conciliarismo del 1300, e cioè i vescovi riuniti in concilio avrebbero la stessa autorità del Papa.
eresia giunta fino al Concilio Vaticano I con l'infallibilità papale, e poi ancora al Concilio Vaticano II, anche se ridimensionata con il concetto di collegialità dei vescovi, che ha poi partorito le conferenze episcopali nazionali. Una cosa estenuante. L'impatto dei legittimisti con antipapa Giovanni XXIII. Poiché l'accettazione pacifica universale è solo un'opinione, i legittimisti figli di gesuiti non possono citare alcun documento della Chiesa, per cui non rimane loro che applicarla a Bergoglio semplicemente nominandola, per incutere soggezione nei fedeli, per ottenere un consenso psicologico anziché logico, del tipo: poiché ti dico un parolone che sembra verosimile, allora Bergoglio sarebbe papa. Io penso che nemmeno loro credono a quello che dicono. Di conseguenza, quando questi legittimisti figli di Bergoglio riferiscono alcuni esempi storici, portano solo la loro interpretazione, perché non possono portare delle prove storiche, come un documento, una dichiarazione o le firme di qualcuno. È solo un bla 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 per giungere alla seguente conclusione patetica e diabolica, e cioè: ogni volta che in tutti i 2000 anni della storia della Chiesa la stragrande maggioranza dei vescovi ha taciuto su una elezione pontificia, ossia quasi sempre, in realtà avrebbe applicato liberamente la accettazione pacifica universale per conferire infallibilmente la legittimazione al Papa di turno. Ossia, i vescovi avrebbero sempre avuto questa autorità sul Papa. E il silenzio dei vescovi di oggi dimostrerebbe che avrebbero accettato pacificamente Bergoglio come Papa e la sua religione, quando invece sono sotto ricatto. Capito, i furbacchioni? Ebbene, al contrario di queste eresie, la storia della Chiesa presenta precisi avvenimenti contrari all'opinione accettazione pacifica universale. Per esempio, vi sono stati diversi papi dichiarati antipapi molto tempo dopo la loro morte. Il caso più sorprendente, come anticipato, è quello di antipapa Giovanni XXIII, morto nel 1419 e dichiarato antipapa addirittura 4 secoli dopo, nel 1947. Ciò significa che un papa accettato, per modo di dire, pacificamente e universalmente dai papi successivi per un periodo di oltre 4 secoli, poi un papa non lo ha accettato e lo ha dichiarato antipapa, cosa che comporta l'espulsione dall'elenco dei papi insieme a tutti i suoi documenti. Questo fatto storico di antipapa Giovanni XXIII dimostra che la Chiesa Cattolica, che è innanzitutto il Papa, segue prima di ogni altra cosa il Vangelo, da cui discende il diritto canonico e tutti gli altri documenti. Invece, quando i legittimisti applicano a Bergoglio la accettazione pacifica universale, fanno capire che questa sarebbe addirittura al di sopra del codice di diritto canonico e di tutti i documenti che regolano l'ortodossia religiosa della Chiesa.
come anche l'elezione del pontefice, la legittimità di un conclave, eccetera. Questa opinione, accettazione pacifica universale, sarebbe una specie di sanatoria di ogni errore e illegalità possibile. Sarebbe, in fin dei conti, una legittimazione del peccato. Ciò è chiaramente impossibile. Perciò, se volete rimanere cattolici, buttate tranquillamente nel cestino tutti i figli dell'accettazione pacifica universale. Ma se Bergoglio si pentisse, potrebbe essere accettato pacificamente? Compreso che la vicenda antipapa Giovanni XXIII dimostra che l'accettazione pacifica universale non ha alcun valore giuridico e azzera qualunque sua applicazione a qualunque papa, messi pure nel cestino tutti i legittimisti di Bergoglio, sia malvagi sia stupidi, a questo punto, premesso che per come stanno le cose adesso, sia Bergoglio, sia la Chiesa 2013, che lo ha eletto, sono destinati, prima o poi, a fare la stessa fine di antipapa Giovanni XXIII, secondo me esiste per Bergoglio una possibilità affinché gli si possa applicare temporaneamente una specie di accettazione pacifica universale popolare. Secondo i principi di verità e giustizia che hanno portato all'indicazione di 40 antipapi, se Bergoglio si pentisse e diventasse cattolico, se azzerasse tutti i suoi cardinali, se azzerasse tutti i suoi documenti, se ritirasse tutte le sue scomuniche, insomma, se riportasse la religione della Chiesa di Roma 2013 alla situazione di Benedetto XVI, allora, da quel momento, il silenzio verso Bergoglio, sia della maggioranza della gerarchia, sia della maggioranza dei fedeli, potrebbe essere interpretato dagli storici della Chiesa come una forma di accettazione pacifica universale, dal basso e provvisoria, al solo scopo di rimandare il giudizio obiettivo su di lui al Papa successivo, o anche ad un Papa più lontano. Precisamente ad un papa di una generazione libera dall'influenza di tutti coloro che sono stati coinvolti con Bergoglio, sia a suo favore sia contro di lui. Insomma, se Bergoglio rimettesse quasi tutto a posto, perché le nomine episcopali rimarrebbero, si andrebbe avanti facendo finta di niente per rimandare la questione ad un'altra epoca, forse un secolo, o anche due, quando la Chiesa potrà fare un processo obiettivo su Bergoglio e decidere se indicarlo totalmente antipapa oppure riabilitarlo dalla data del pentimento o altro ancora. C'è qualcosa in questo? Bergoglio si è pentito, ha riparato pubblicamente per quanto possibile, non ha rinunciato al papato anche per stabilizzare la sua riparazione della Chiesa. Quindi, da quel momento, per quale motivo non accettare pacificamente il nuovo Bergoglio? Sospendere la difesa della Chiesa e del cattolicesimo e lasciare il giudizio complessivo ad un successivo Papa legittimo? Invece, se Bergoglio non si pente e dopo di lui sarà eletto un altro antipapa, allora non sarà soltanto lui, ma sarà l'intera Chiesa Conclave 2013 ad essere indicata come
antichiesa, appena la Chiesa cattolica sarà ristabilita, forse da Gesù in persona, con la nomina di Papa Pietro II. Altro che accettazione pacifica divina. Conclusione. Noi conviviamo con uomini che andranno certamente all'inferno, come ci ricorda Isaia. Tirando le somme, l'opinione accettazione pacifica universale non può rovesciare né il Vangelo, né il codice di diritto canonico, né la Universi Dominici Gregis, né 2000 anni di storia della Chiesa, per far piacere al primo Papa gesuita. Salvate le vostre anime buttando nel cestino tutti i legittimisti figli di Bergoglio. Questi uomini, quando parlano, sanno di stare mentendo. Questo tipo di uomini esisteva anche al tempo di Isaia, ottavo secolo avanti Cristo, e diceva loro: guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Sapienti e intelligenti probabilmente si può tradurre in ingannatori come il serpente dell'Eden. Ecco, noi abbiamo in mente soltanto gli esempi degli uomini delle obbedienze massoniche, dei gruppi gnostico-cristiani, i satanisti, eccetera. Ma gli uomini figli del demonio esistevano anche prima degli attuali gruppi anticristiani. Esistevano anche sette secoli prima di Cristo. Allora, secondo Isaia, cosa accadrà a questi uomini e per quale motivo? Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma consuma la paglia, così le loro radici diventeranno un marciume e la loro fioritura volerà via come polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore degli eserciti, hanno disprezzato la parola del Santo di Israele. Insomma, chi non segue il vero, il bello, il buono e il giusto, nell'aldilà andrà con il campione del falso, del brutto, del cattivo e dell'ingiusto. Bye bye. I legittimisti di Bergoglio faranno questa fine. Malvagi e stupidi insieme. Se fate bene attenzione ai loro sragionamenti, riuscite proprio a percepire dove andranno a finire. Nel prossimo video vi do una proposta per portare avanti la Chiesa cattolica, ciascuno a casa propria. Ci vediamo!